Buonasera a tutti. Fra qualche minuto inizieremo la serata dedicata ai pozzi sacri. Intanto volevo ringraziarvi per essere presenti. Sarà una serata dedicata alla civiltà nuragica, ai templi della civiltà nuragica. Inizieremo appena farò il collegamento audio-video. Devo collegare il microfono e la cuffia e condividere lo schermo. Quindi vado a iniziare. Allora, facciamo i collegamenti. Perfetto. Bene, dovremmo esserci. Come sapete, questo è un evento organizzato dall'Associazione Culturale Onebu nell'ambito di un progetto più grande, più importante, che è quello che vede appunto i monumenti della civiltà nuragica inseriti in una iniziativa dell'Associazione Sardegna verso l'UNESCO, che si prefigge come obiettivo di far inserire questo patrimonio nell'elenco dei beni dell'UNESCO e quindi dare più visibilità, insomma, al nostro paesaggio culturale, al nostro paesaggio archeologico. Oggi parleremo appunto di un determinato settore della civiltà nuragica, quello dei templi, parleremo dei pozzi, che noi conosciamo come pozzi sacri, vedremo un po' le strutture, vedremo un po' quali sono i rituali che si potevano svolgere all'interno di questi monumenti e quindi vado immediatamente a iniziare questa serata augurandovi una buona visione, un buon ascolto e ricordandovi che ogni venerdì alle ore 19 faremo una di queste dirette nelle quali appunto parleremo dei nostri beni archeologici della nostra bella isola di Sardegna. Iniziamo subito dicendo che i pozzi sacri sono appunto delle strutture molto eleganti che si trovano appunto sparsi un po' nell'isola, in quei luoghi naturalmente dove l'acqua è più abbondante. Questi pozzi sacri sono inquadrati in ambito archeologico in un periodo che possiamo far variare fra il 1250-1300 avanti Cristo, i più antichi, fino poi all'utilizzo anche nell'età del ferro e alcuni di loro sono stati utilizzati anche in epoca romana, come vedremo, perché la cultura materiale, ossia gli oggetti che sono stati trovati all'interno, testimoniano una frequentazione anche successiva. In questa immagine di copertina vedete subito un bellissimo tempio, siamo a Orune, si chiama Sutempiesu, e ho messo questa in copertina perché noi siamo abituati, quando andiamo a visitare i pozzi, a vedere un edificio completamente distrutto, cioè non si vede più la parte aerea, si vede la scalinata che scende giù verso la risorsa idrica, verso l'acqua, e poco altro, al limite un recinto sacro, un temenos che lo circonda. Bene, sappiate che i pozzi sacri, alcuni di essi sono stati ritrovati in buone condizioni, quindi si è conservata la parte aerea, almeno alcuni filari della parte aerea, e quindi abbiamo capito che questi edifici erano coperti con un tempio. Andremo nel dettaglio per vederli uno per uno. Allora, anzitutto vediamo gli elementi costitutivi dei pozzi sacri. Quando andiamo a visitare un pozzo, ad esempio Santa Vittoria di Serri, per parlare di un edificio abbastanza conosciuto, troviamo una situazione come quella nell'immagine in basso a destra. Vedete, c'è un recinto sacro, quindi il temenos, il luogo, diciamo, che racchiude la vena d'acqua, che racchiude il monumento
vero e proprio. C'è un vestibolo rettangolare nel quale si può entrare, a volte munito di banconi sedili. Vedete in questa immagine grande sulla sinistra, ecco, questo è l'ingresso, e qui nella facciata del tempio si notano questi banconi sedili. Devo dire subito che questa ricostruzione è stata fatta da un amico, Cristiano Cani, che appunto ha concesso questa immagine, questa bella ricostruzione, l'ha messa su internet, e quindi noi possiamo fruirne tranquillamente. Allora, continuiamo la nostra visione, vediamo un po' questa vista in sezione. Quindi un ingresso con un vestibolo, c'è una scalinata che scende verso la vena d'acqua, quindi verso il pozzo vero e proprio, la cisterna, che si nota subito che è ipogeica. E qui facciamo subito una prima distinzione. In Sardegna sono censiti poco meno di 200 pozzi sacri, chiamiamoli così. Sono pozzi, li chiamiamo, diciamo che il termine sacro l'abbiamo aggiunto noi perché sono a tutti gli effetti dei templi. Quindi pozzi sacri che però possono avere anche un'altra forma. Quando la vena d'acqua è sul piano di calpestio, ossia siamo in presenza di una sorgente, lo chiamiamo convenzionalmente fonte sacra. Se invece c'è una cisterna, quindi un ipogeo, parliamo di vero e proprio pozzo sacro. Quindi questa grande prima distinzione vede fonti e pozzi. Entriamo un pochettino più nel dettaglio di questa struttura che si può vedere nella ricostruzione, e notiamo subito che l'ipogeo è sormontato da una camera, e si nota subito che la camera è circolare. Quindi sopra la vena d'acqua, sopra il pozzo, c'è un edificio circolare, mentre il vestibolo, quindi l'atrio, è un edificio rettangolare. Andiamo sull'immagine grande, così viene meglio anche descriverlo. Vedete, c'è la facciata del pozzo, con queste due ali che vengono in avanti, quindi in antis, e formano un vestibolo, un atrio quadrangolare, rettangolare. C'è il bancone sedile, poi qui ci sarà la scalinata, si accede al pozzo, e il pozzo presenta questo edificio circolare alle sue spalle. Probabilmente tutti gli edifici sacri erano così. Vedremo che ce n'è uno molto importante, quello di Santa Cristina, in cui gli studiosi ancora dibattono sul fatto che c'è la possibilità che questo edificio invece fosse privo della parte alta, della parte aerea. Adesso facciamo una rassegna in cui andiamo a vedere un pochettino di qualcuno di questi edifici, diciamo i più rappresentativi, quelli che si sono conservati meglio o quelli che hanno svelato dei ritrovamenti molto importanti. Iniziamo da Villa Puzzo, Ispirois. Allora, anzitutto vedete il sito è facilmente visitabile, si trova lungo la vecchia strada statale 125, quindi l'orientale, tra San Priamo e Muravera, diciamo al chilometro sarà intorno al 70-75. È un edificio costruito con materiali diversi, qui si nota subito. Allora, anzitutto la sua forma, vedete, nella forma come quella che abbiamo visto nella ricostruzione, nella forma della facciata si nota la facciata stessa, appunto, che contiene poi la scalinata, le due braccia in antis, quindi questo atrio quadrangolare, e poi nella parte posteriore va a rigonfiarsi per formare un edificio circolare, esattamente come quello che vi ho fatto vedere prima. Ciò che salta subito all'occhio di Spirois è la differenza di materiali. Potete vedere anzitutto che l'edificio è realizzato in scisto e quindi ha una colorazione ben precisa. Questo materiale si presta bene per formare insomma una parete muraria regolare. Però si nota sopra questo bell'ingresso, vedete, tronco ogivale, si nota questo maestoso architrave in granito. Quindi abbiamo subito un materiale importante, un materiale che dona eleganza al sito,
E questo ci testimonia che stiamo parlando di edifici sacri, cioè non è un semplice pozzo per la raccolta dell'acqua, non c'era bisogno di investire tutte queste energie, tutte queste risorse per edificarlo. I costruttori si sono presi la briga di andare a selezionare dei materiali speciali, materiali anche con colori diversi, per arricchire la bellezza di questo edificio. E notiamo anche che qui non si nota molto perché la foto non rende merito, però la scalinata che si trova nella parte alta, diciamo che il soffitto presenta una scala rovescia, diciamo, che è realizzata con porfiroidi, cioè con delle rocce ancora diverse rispetto a quelle dell'edificio. Mettendo una nota geologica, diciamo subito che lo scisto è un materiale che ha un'età di circa 500 milioni di anni, è antichissimo, mentre il granito, lo scisto è una roccia metamorfica, mentre il granito è una roccia magmatica, quindi si trovava sotto il livello del mare quando si è raffreddato, e quindi vedete qua granito che ha circa 300 milioni di anni. E un'altra roccia metamorfica sono appunto i porfiroidi che ci sono nella scala rovescia, hanno anche sì 450 milioni di anni, quindi capite bene, siamo in Sardegna, in un luogo geologicamente importante e antichissimo, e i costruttori di questi edifici si sono appunto cimentati nella raccolta di questi materiali per rendere preziosi i loro edifici. Entriamo dentro e notiamo subito alcuni elementi della zona interna. Vedete, ci sono queste pareti che vanno a convergere verso l'alto, quindi abbiamo un aggetto anche abbastanza elegante, nonostante le pietre sembrano posizionate in maniera confusa, invece vedete, nel loro aspetto, nella loro geometria, sono molto regolari. Si nota l'acqua, è una sorgente perenne, Spirois, quindi l'acqua è sempre presente, tra l'altro è acqua potabile, è nelle vicinanze di un rio, e Spirois è l'esempio classico di un pozzo elegante che poteva essere utilizzato non soltanto per la risorsa idrica e quindi per prelevare l'acqua, ancora oggi viene prelevata l'acqua proprio da questa sorgente, però anche eventualmente, visto che c'è questa scalinata che porta fino alla parte bassa, per dei riti, dei rituali che si svolgevano appunto nei pozzi. Parleremo anche di questo, ma la serata è lunga e quindi vado subito a farvi vedere un altro pozzo. Non siamo molto lontano, siamo a Ballao, qui c'è Funtana Coperta, vi faccio subito vedere questa struttura molto particolare, guardate, addirittura in questo caso sembra addirittura un leone accosciato, stravagante questa forma, però è la forma che salta fuori dalla sovrapposizione delle pietre per formare appunto un atrio quadrangolare, vedete la parte circolare nella zona, diciamo, retrostante, quella che sta dove c'è proprio la vena d'acqua, quindi il pozzo vero e proprio. E qui a Funtana Coperta abbiamo un materiale completamente diverso, perché questo è calcare, non è scisto. E c'è da dire anche che questo materiale è stato sagomato assai bene, vedete, sono quasi concisodomi, ossia delle pietre regolari, quindi una parete muraria regolarizzata che ha fatto sì che l'edificio fosse, vedete, molto elegante. Anche qui siamo in presenza della scala rovesciata, l'atrio è pavimentato e questo pozzo è molto importante, soprattutto a parte la forma, per i materiali che sono stati trovati dentro. Sono state trovate ad esempio lingotti oxide, sono state trovate spade, sono state trovate statuette e addirittura sono state trovate delle asce che hanno una particolarità. La matrice di fusione di queste asce è stata trovata nel nuraghe al Buccio di Arzachena. Quindi abbiamo due siti lontanissimi fra loro, Arzachena quindi in Gallura, Ballao siamo nella parte sud orientale della Sardegna, messi in collegamento con un materiale metallurgico, un materiale metallico
assai importante, siamo nel bronzo recente, e quindi bronzo recente e bronzo finale, un materiale importantissimo, ed è stato trovato appunto qui a Ballao. Andiamo all'interno di Fontana Coperta e si nota subito la, l'estrema eleganza di questi conci isodomi. Si nota quale isodomia, vedete, sono un po' come se fossero dei blocchetti lavorati, e si nota la scala in discesa e la scala rovesciata nella parte alta. Nella, nell'immagine di destra si nota molto meglio la scala rovesciata. La scala rovesciata è stata interpretata in vario modo dagli specialisti. Tenete conto che lo specchio d'acqua forma proprio uno specchio, scusate il gioco di parole, lo specchio che si forma nella parte, diciamo, superficiale dell'acqua riflette proprio la scala rovesciata, quindi avete un gioco teatrale di immagini che si mescolano fra loro, e quindi entrando all'interno di questi pozzi c'era una scenografia ricercata, particolarmente importante, che oltre all'importanza del sito in sé, dava anche la possibilità a chi partecipava ai rituali di essere immerso in un luogo speciale, in un luogo che indubbiamente ha messo a dura prova i maestri dell'architettura sarda. Andiamo avanti nel nostro viaggio per conoscere qualcuno di questi pozzi, e andiamo nel territorio di Vallermosa. Vallermosa, siamo quindi passati nella parte sud-occidentale della Sardegna, e c'è Mazzanni. Vi dico subito che si tratta di tre pozzi diversi, vicini, abbastanza vicini fra loro, ma notare un luogo, un territorio che ha tre pozzi ci fa pensare. Evidentemente, visto che l'acqua per essere prelevata sarebbe stato sufficiente un pozzo, se si costruiscono tre pozzi ci sarà una motivazione ben precisa, non si sarebbero presi la briga di realizzare tre edifici diversi vicini fra loro. Tra l'altro, vicino a Mazzanni è molto importante segnalare la presenza di una miniera d'argento, e quindi non escluderei che in questa zona nuragica si svolgessero degli scambi commerciali molto importanti con il metallo. L'argento, sapete bene che era preziosissimo perché era assai raro. La Sardegna, come abbiamo visto nelle precedenti serate, è il luogo dove ci sono i giacimenti di galena argentifera più ricchi d'Europa, e quindi con questo sistema metallurgico di separazione dell'argento, tra l'altro un buon tenore d'argento, si ottenevano delle ricchezze notevoli. Quindi qui siamo a Mazzanni. Mazzanni, siamo a 700 metri sul livello del mare. Anche qui abbiamo lo scisto come materiale, quindi un materiale, ripeto, che ha 470 milioni di anni, quindi una roccia metamorfica molto importante. Qui è stato, questo sito è stato frequentato fino a epoca romana. È stata trovata all'interno, a parte questo bronzetto di cui parleremo fra poco, è stata trovata una moneta di Antonino Pio, quindi è evidente che il sito era frequentato anche in periodo romano. Ecco, qui siamo all'interno, notate, si nota questa sezione tronco ogivale, vedete, con questo scisto lavorato anche qui in maniera abbastanza precisa per formare questi filari, ma parliamo un po' di questo personaggio. Allora, all'interno di Mazzanni è stato trovato questo bronzetto, si trova al Museo Archeologico di Cagliari, che ha alcune peculiarità. Anzitutto viene inquadrato nella sfera degli offerenti, i bronzetti sono dei personaggi, che sono stati realizzati col metodo della fusione a cera persa, sono tutti diversi fra loro, sono preziosissimi nella loro originalità, sono presenti nei musei di tutto il mondo. Bene, questo bronzetto, vedete, ha anzitutto un gonnellino, si presenta a petto nudo, infatti si notano i capezzoli o il seno. Ha nelle mani una ciotola e forse un'offerta di pane, chissà, o un dolce. A tracolla nel braccio sinistro c'è la classica fiaschetta del pellegrino, quindi siamo in presenza di un fedele che in pellegrinaggio è andato nella fonte di Mazzanni. E poi, a parte questo copricapo molto particolare dal quale si notano fuoriuscire i capelli, ha una maschera. Una maschera applicata sul viso, oppure
non so, Lillio quando classificò questo nel suo libro del 63, Sculture della Sardegna Nuragica, lo chiamo Barbetta. Quindi non so questo se sia una maschera. Io guardandolo di traverso ho intravisto un certo spessore in questa maschera che ha applicata sul viso, però qualcuno parla di bende, forse dovute a delle ustioni sul viso, e questo personaggio potrebbe essere un pellegrino che è andato lì a ringraziare appunto la divinità delle acque per averlo guarito. In effetti le interpretazioni sono tante. Tenete conto che questo bronzetto è alto 10 centimetri, cioè è veramente minuscolo, quindi immaginate la perizia nella lavorazione artigianale del bronzetto per realizzare questi dettagli microscopici. Evidentemente i maestri dell'artigianato sardo dell'epoca, questi maestri dell'arte fusoria, erano veramente capaci. Ci trasferiamo adesso a Olbia. L'edificio si chiama Satesta, anche questo ha conservato un buona parte dell'elevato, anche se la camera non c'è sopra, perché vedete, non è una tecnica ciclopica come quella che usano i nuragici per realizzare i nuraghi, cioè le grandi pietre che formano tutto l'edificio. Qui le pietre sono decisamente più piccole e tra l'altro si prestano anche, nei tempi antichi si sono prestate per essere smontate e riutilizzate magari per costruire le città moderne. Bene, questo pozzo è tutto costruito in granito, siamo in Gallura, quindi Satesta è il materiale locale è granito, ci sono anche dei conci in scisto e vedete, lo vediamo dall'alto, in cui possiamo apprezzare la sua forma. Allora, c'è un cortile centrale, vedete, con questo temenos che circonda appunto il cortile. Qui c'è una canaletta, una canala che arriva fino all'atrio. L'atrio quadrangolare, come abbiamo già visto negli altri pozzi. Abbiamo la facciata e nella parte posteriore si nota l'edificio circolare che doveva essere sopraelevato ed è in comunicazione con il piano di sotto soltanto per una piccola apertura, diciamo, che mette in comunicazione i due piani. All'interno, scendendo all'interno del pozzo, si nota, come abbiamo visto per Espirois di Villa Puzzu, si nota appunto una doppia parete che va a convergere verso l'alto, la nostra classica scala rovesciata. Ecco, qui si nota la luce che penetra appunto dal piano superiore. È interessante anche questo colatoio che c'è proprio nella soglia, vedete? Molto particolare, quindi questa canaletta che serviva appunto per la tracimazione dell'acqua. In questo pozzo è stato trovato fra gli altri oggetti un pugnaletto Elsa Gammata, il classico pugnaletto sardo dell'epoca, dell'età del primo ferro, che è quello che vediamo nei bronzetti rappresentato nel petto dei sacerdoti o dei capi, del capo tribù ad esempio. È un oggetto molto particolare che è stato interpretato in vario modo. Sicuramente è un'offerta alle divinità, è una sorta di dono che si fa alle divinità, forse per una guarigione o chissà per uno scampato pericolo. Sono degli ex voto. Vi ricordo che presenza contemporanea di oggetti votivi di acqua e di bellezza architettonica, come potete notare i pozzi sono tutti belli o se non sono belli visti dall'esterno vengono arricchiti con degli elementi particolari. Abbiamo visto prima l'architrave di Spirois che era in granito, quindi aggiungono dei colori diversi per donare eleganza a questi luoghi. Quando ci sono compresenti questi tre oggetti, quindi ex voto, acqua ed eleganza, bellezza architettonica, siamo sicuramente in presenza di un luogo religioso, quindi di un luogo sacro.
Qui ci spostiamo a Bitti. Romanzesu di Bitti si trova, diciamo, tra Bitti e Butuso, zona granitica, quindi ovviamente qui il granito la fa da padrone. Abbiamo questo edificio che si trova a 750 metri sul livello del mare, formato da un pozzo sacro che è stato messo in luce, purtroppo è stato rovinato assai quando è stato scavato, perché l'acqua di questo pozzo veniva utilizzata per una porcilaia, insomma, veniva utilizzata per abbeverare gli animali. Quando sono andati poi a ricostruire questo sito, hanno sbancato completamente il tutto, e quindi la ricostruzione che vediamo oggi necessita di qualche spiegazione per essere capita, soprattutto perché esiste un canalone, adesso lo vedremo. Vi dico subito che siamo molto vicini alle sorgenti del Tirso. Il Tirso nasce in questa zona, quindi siamo in un luogo magico per la Sardegna. Ecco, è stato realizzato questo canalone, vedete, con questi gradoni enormi che sembrano quasi degli spalti per assistere a un rito, e l'acqua scende lungo. Allora, qui in fondo a sinistra si intravede la tolos del pozzo. L'acqua nei periodi di piena fuoriesce, vedete, si riversa in questo canalone, lo percorre completamente, vedete, da una parte e dall'altra ci sono questi grandi blocchi che appunto costituiscono le gradinate, ci sono alcune camere, alcune rientranze, alcune pietre particolari che deviano il flusso, fino ad arrivare in questo grande spazio, una sorta di teatro, vedete, sempre formato con delle gradinate maestose, all'interno del quale, se andate in inverno, potreste anche trovare la neve. Bene, questo teatro, questo luogo, si presta anch'esso a notevoli interpretazioni. C'è chi dice fosse un luogo dove si svolgevano dei giochi sacri, quindi dei duelli, pensate un po' ai duelli dei gladiatori, quindi giochi sacri che vedevano interessati alcuni personaggi dell'elite dell'epoca e tutta la comunità che si poteva riunire per vederli. Ma secondo altre interpretazioni si può trattare invece di un luogo dove si svolgevano dei rituali cerimoniali. Non dimentichiamo che Romanzesu, il sito, oltre a questo edificio, al canalone e al pozzo sacro, ha il villaggio e alcune capanne interessanti, alle quali si aggiungono dei templi, templi in Antis, molto importanti. In alcuni è stata trovata addirittura ambra, e all'ingresso proprio del sito di Romanzesu c'è un edificio a labirinto, un grande edificio con questo percorso, chissà, forse un percorso iniziatico, proprio all'ingresso del sito. E man mano che si scende giù, può darsi, se questo sito era studiato per fare dei riti iniziatici, si dovevano svolgere vari rituali fino ad arrivare al cerimoniale finale all'interno del vascone che si presenta al termine del canalone. Qui ci sono delle immagini che ho preso da internet, forse proprio postate dai ragazzi che gestiscono appunto il sito di Romanzesu. Andate a visitarlo perché sarete immersi in un luogo straordinario. Ogni stagione si riesce ad apprezzare delle cose particolari. Tra l'altro c'è quest'aura di nebbia, che è una nebbiolina, se andate in primavera oppure in autunno, che fa sembrare questo bosco quasi come un bosco incantato, e voi trovate questi edifici all'interno del sito. È bellissimo partecipare appunto a una visita guidata, perché vi portano da un sito all'altro, e vi potete trattenere anche tutta la giornata per fare una bella visita. Ecco, qui c'è la ricostruzione, vedete il pozzo, il canalone con alcuni vani, vedete, non è perfettamente rettilineo, diciamo che l'acqua viene guidata un po', si formano dei mulinelli, fino ad arrivare al bacino che originariamente era lastricato, quindi era pavimentato.
andiamo avanti nella nostra ricostruzione. Vediamo subito che abbiamo la foto che avevamo messo in copertina. Su Tempieso di Olune è un sito che si è conservato particolarmente integro nel corso di questi 3.000 anni che ci separano dalla sua costruzione, perché già in epoca nuragica si trova in un fondovalle. La montagna è franata e quindi l'ha completamente sigillato. In pratica su Tempieso è stato conservato, cristallizzato al momento del crollo da questa montagna che gli è crollata sopra, fino a qualche decennio fa, quando con delle campagne di scavo, insomma, sono stati portati alla luce i primi conci, i primi elementi costitutivi di questo tempio. Adesso si presenta fruibile, la visita tra l'altro si percorre un doppio sentiero. All'andata farete un sentiero naturalistico, al rientro c'è un sentiero dove sono segnalati gli animali locali, nell'altro, nel naturalistico, ci sono le piante, quindi è anche una bella passeggiata che, insomma, vi riconcilierà con la natura. Si notano subito in questo edificio alcuni elementi veramente interessanti, oserei dire pazzeschi. Allora, anzitutto vedete che c'è un recinto, quindi un temenos, che racchiude l'edificio, questo tempio a doppio spiovente, abbastanza ripido, che andava a chiudersi verso l'alto. Si notano immediatamente le diverse colorazioni delle pietre. Ci sono alcune pietre rosse, altre che sono grigie, Bitti praticamente si sono presi la briga, soprattutto in questo edificio, di andare in giro per il territorio per procurare materiali diversi. Vedete, c'è un po' di tutto qua, ci sono veramente una policromia che colpisce immediatamente lo spettatore che va a visitare il sito. L'acqua fuoriesce dal piano del calpestio, quindi è una fonte sacra, rientra nel gruppo delle fonti sacre. Fuoriesce, e poi lo vedremo bene nel dettaglio, c'è una canaletta che cattura l'acqua che fuoriesce appunto dalla soglia della sorgente e finisce in una seconda fonte. Guardate, questa un po' più piccolina, che ha queste pietre rosse davanti, proprio nella facciata. Tra l'altro qui si nota quasi un viso, guardate, una sorta di guardiano della fonte. E all'uscita di questa piccola fonte c'è di nuovo un'altra canaletta che vede l'acqua scorrere. È importante l'acqua che scorre. L'acqua stagnante forma uno specchio, mentre l'acqua che scorre e il fluire dell'acqua era ciò che di più sacro si poteva pensare. Si nota in un rituale di fertilità, si nota proprio la fluidità dell'acqua che mostra lo scorrere della vita. Bene, andiamo a vedere appunto nel dettaglio come è fatto questo Tempieso, perché ci sono delle immagini veramente interessanti. Guardate un po'. Anzitutto la fonte, vedete, questo è l'imbocco del pozzo vero e proprio, si nota la scalinata, quindi pur in presenza di una fonte si nota una scalinata che conduce alla risorsa idrica. In questo pozzo c'è la tolos, però non si può vedere perché dovete infilarvi dentro, insomma, e guardare su, un po' come avviene nel sito di Nodule, dove c'è anche lì un tempio a pozzo dove l'acqua fuoriesce nella stagione delle piogge e va a inondare tutto il sito. Non ho fatto in tempo a mettere anche la fonte di Nodule, però è quella, per ricordarvelo, che ha questa piccola tolos che copre appunto il circolo dove c'è l'acqua, ed è formata con dei conci di trachite colorati molto particolari, visivamente cattura l'attenzione. Ve lo fanno vedere le guide, che saluto, Antonio, Antonia e Mario, che vi fanno vedere con uno specchio
come è fatta questa Tholos, veramente bellissima. Tolgo questa immagine, altrimenti non riesco. Opla, scusate, volevo eliminare questa. Vabbè, non posso toglierla, qui è, c'è un problema, però non posso neanche spostarla. No, questo ve lo devo far vedere. Allora, devo uscire un attimo, scusatemi. Ok, presentazione della diapositiva corrente. Ecco qua. Queste immagini ve le volevo far vedere perché si notano tre dettagli architettonici interessanti. Anzitutto, vedete, il doppio spiovente si conclude con una fila di conci che sono lavorati con una canaletta che serve appunto per una sorta di gocciolatoio, serve appunto per impedire all'acqua di rovinare le pareti. È un po' quello che facciamo noi con le nostre grondaie. E notate la lavorazione, tra l'altro, dei conci, che è veramente precisa, sembrano lavorati insomma con martelli o scalpelli di bronzo, ma qui il bronzo si piegherebbe, quindi non so che materiale può essere usato. Sicuramente sono stati allisciati, ma gli elementi metallici qui si rompono, quindi chissà, bisognerebbe chiedere a qualche scultore. Un altro elemento molto importante, vedete, è formato nella parte alta dell'edificio da questi elementi in, diciamo, a circolo, formano un arco a tutto sesto, soltanto che l'arco a tutto sesto, questo monoblocco, insomma, è un po' incongruente, nel senso che noi sappiamo che l'arco a tutto sesto etrusco serviva per reggere le spinte e poi adottato anche dai romani, però qui siamo qualche secolo indietro, quindi siamo intorno al 1100 avanti Cristo, quindi 3-4 secoli prima, eppure abbiamo l'arco a tutto sesto, addirittura ne hanno posizionato due. Evidentemente volevano appunto rendere ancora più preziosa questa architettura. Siamo in un periodo in cui nella penisola italica vivono nelle capanne, cioè non ci sono degli edifici di questa levatura. Evidentemente in Sardegna avevamo delle maestranze molto, con una cultura molto, molto elevata. Quindi archi a tutto sesto che vanno a ingentilire, diciamo, la parte interna di questo doppio spiovente. E poi il concio, diciamo la cuspide di Sutto Impiso di Orune, guardate questa immagine sulla destra. Nella parte alta sono state trovate delle lame in bronzo conficcate appunto nella cuspide. E questo ci fa pensare, siamo in presenza del famoso la spada nella roccia, ma qui siamo nella realtà, questo non è un'immagine inventata. Se andate a visitare il Sutto Impiso di Orune, nella biglietteria ci sono appunto le fotografie del ritrovamento, e queste lame conficcate nella parte alta non sono un unicum, nel senso che qui le troviamo nella cuspide di questo edificio, però le spade conficcate in lastre le troviamo anche a Sassè de Soscarros, le troviamo in alcuni luoghi dove appunto sono state interpretate come offerte votive legate a un patto. All'epoca non c'erano i notai che prendevano nota di una trattativa, di un'alleanza, di una pace o di una dichiarazione di guerra, ma si stipulava un accordo e fra le parti si decideva di suggellare questo patto conficcando una spada nella roccia, piombandola, e quindi sono rimasti questi edifici che hanno le spade conficcate, quindi una sorta di offerta. Non si trovano soltanto bronzetti e navicelle, ma ci sono anche diversi tipi di offerta. Vediamo qualche altra foto di Sutto Impiso. Ecco, è completamente pavimentato, vedete ci sono i banconi per sedersi, tra l'altro all'alba del solstizio d'estate il sole quasi illumina perfettamente la facciata, c'è una minima variazione, quindi cominciamo a vedere che questi edifici hanno anche una sorta di benedizione da parte degli astri, cioè assistere in un edificio a degli eventi legati al sole o alla luna, come vedremo dopo nel Pozzo Sacro di Santa Cristina, evidentemente la civiltà nuragica amava diciamo avere un contatto con la natura, con gli astri, quindi col sole, con la luna, seguire il loro movimento, e nel caso di Sutto Impiso di Orune questo interessantissimo diciamo
orientamento ci fa vedere appunto il sole che inonda la facciata proprio all'alba del solstizio d'estate. Ah, ecco, qui ho replicato la foto, vedete? Quindi qui possiamo vedere tutta l'eleganza dei conci. Tra l'altro vi faccio notare un dettaglio che vedremo dopo anche a Santa Cristina. Notate che queste pietre che sono lavorate, sono lavorate perfettamente, guardate, presentano nell'aggetto, cioè man mano che si va verso l'alto e vanno a chiudersi verso l'alto, quindi a formare un'ogiva, hanno una scalinetta, vedete qua, una sorta di risega che doveva avere anch'essa una funzione, perché non si sarebbero presi la briga di lasciarla precisa, identica in ogni concio. Evidentemente aveva una sua qualche funzione. Che poi fossero delle funzioni legate al sacro, questo non sono io che lo posso dire, però sicuramente un loro motivo doveva esserci. Si nota anche delle nicchie, vedete la tolos che c'è a sutta in piezo, è celata dalla facciata, non si può notare. E quindi questo edificio, benissimo, qui ho scritto edifici eleganti, si nota l'eleganza. Ecco, qui si nota tra l'altro che i conci, vedete, formano queste righe, sia da una parte che dall'altra. Quindi è una lavorazione molto accurata. E questo gocciolattoio va avanti per qualche metro fino a intercettare la montagna. Diciamo che mentre la Tholos si trova nella sorgente, l'edificio è stato costruito leggermente in antis, quindi avanzato, una facciata avanzata rispetto alla montagna, ma poi si incastra nella montagna dove intercetta appunto la vena sorgiva. Ecco qua un'altra immagine, si nota benissimo, guardate la canaletta e il gocciolattoio, questo doppio spiovente molto ripido, e poi l'edificio che entra all'interno della montagna. In realtà poi questo è un'unione che è stata fatta, l'edificio non prosegue all'interno della montagna, è stata tenuta la parete della montagna come base alla quale allacciarsi. Vediamo rapidamente qualche altro pozzo. Allora, qui siamo a Serri, si nota subito quando arrivate questo temenos che contiene l'edificio, che ha i nostri elementi che ormai abbiamo imparato a conoscere, quindi un atrio rettangolare, pavimentato, una scalinata che porta verso la cisterna, quindi verso la vena d'acqua, chiuso a tholos, quindi va verso l'alto. Nel caso di Serri manca tutta la parte aerea, quindi non sappiamo come fosse fatta nella parte alta, però dobbiamo immaginarlo come quelli che vi ho fatto vedere prima, dove si notano appunto, si nota tutta la parte aerea. E fuori dalla soglia della scalinata, cioè vedete questa canaletta con una coppa di raccolta dell'acqua, e ci sono anche varie vasche nei dintorni dell'ingresso. Santa Anastasia di Sardara, anche qui siamo in presenza di un pozzo sacro molto interessante, vedete, ormai non mi trattengo per farvi vedere i dettagli, perché ormai avete imparato benissimo a riconoscere la scalinata che porta giù, quindi questo è un ipogeo, all'interno c'è la camera formata dalle pietre con questa tecnica che non è ciclopica, è una tecnica che bada più all'eleganza piuttosto che all'imponenza. All'interno, vedete, di Santa Anastasia, guardate un po', il pozzo è veramente straordinario, la scalinata scende fino a giù, tra l'altro all'interno della chiesa si trova, aspettate, torno indietro di una immagine, ecco, questo è il pozzo di Santa Anastasia, per chi non ha mai visitato questo luogo, si trova proprio davanti alla facciata della chiesa, che contiene anch'essa un pozzo all'interno, quindi se entrate nella chiesa trovate un pozzo e all'esterno c'è invece il vero e proprio pozzo di Santa Anastasia che vi sto facendo vedere in questo momento. Un altro pozzo sacro veramente incredibile, perché parliamo di strutture fatte oltre 3000 anni fa, siamo a Perfugas, vedete, Predio Canopoli, e questo è un edificio che presenta alcuni altri dettagli. Allora, anzitutto vedete la perfezione dei conci, qui siamo di fronte a conci isodomi, lavorati in maniera
sublime dagli architetti dell'epoca. Vi voglio far notare invece alcuni conci. Allora, andiamo nella parte posteriore dell'edificio. Vedete, purtroppo non si nota molto bene, ci sono delle pietre, dei conci, tra l'altro sono anche lavorati a cuneo, quindi sono i conci, diciamo, della parte esterna dell'edificio, e quindi quelli che si presentavano alla vista, che presentano delle protuberanze. Sono i cosiddetti conci mammellari, che un'interpretazione li vuole come delle prese per... In pratica i nuragici si prendevano la briga di realizzare queste mammelle, queste protuberanze, per facilitare la presa di questi conci, e poi li posizionavano nel pozzo. Io non sono molto d'accordo con questa interpretazione, anzi non sono per niente d'accordo, anche perché, vista l'eleganza dell'edificio, una volta posizionati li avrebbero portati via, bastava raschiarli e sarebbero andati via. Invece io li vedo proprio come delle mammelle, quindi la divinità che si trova all'interno del pozzo è una divinità femminile, una divinità legata all'acqua, al ciclo, femminile, quindi alla fertilità, e niente più di conci che hanno le mammelle possono rappresentare simbolicamente la fertilità, e anche questa donna nutrice, questa donna che allatta, e quindi una divinità completa che vede partorire un bimbo e poi nutrirlo e farlo crescere. Quindi un pozzo sacro legato sicuramente alla donna, e quindi sicuramente legato all'acqua. Ecco, qui ne vediamo altre. Avevo scordato di aver fatto anche questa immagine, di aver inserito anche questa immagine. Vedete qua questi conci mammellari, sono dei conci perfetti che presentano appunto queste protuberanze. Guardate, qui ce ne sono altri, ma li troviamo anche in altri siti. A Sassè de Soscarros ci sono, nella scalinata, adesso non mi viene il nome, una grotta che ha questa scalinata dove ci sono questi conci mammellari. Ecco, quindi sono dei simboli ben precisi. Però qui di Predio Canopoli vediamo la precisione della lavorazione. Guardate questi conci che hanno questo diciamo questa forma, questa sagoma che serviva proprio per far incastrare le pareti fra di loro e renderlo insomma più solido. Andiamo avanti, eccoci arrivati a Santa Cristina di Paoli Latino. Allora, Santa Cristina, vi ho detto prima che è un edificio in cui è aperto il dibattito per capire se la parte aerea era presente o no. Io non voglio entrare nel merito, preferisco descrivervelo direttamente, perché questo edificio è utile per capire che i pozzi o gli edifici in generale erano certamente legati al movimento degli astri. Allora, andiamo a esaminarlo prima sommariamente. Vedete, c'è un temenos che racchiude la struttura del pozzo. È una struttura che si presenta col nostro vestibolo rettangolare, come abbiamo visto in tutti gli altri pozzi. Poi c'è la parte circolare, vedete, quindi la parte sopra la risorsa idrica è un edificio a tolos. C'è una scalinata che poi vedremo nel dettaglio, molto elegante, molto ben fatta, con questi conci, vedete, con questi peduncoli essere incastrati nella struttura muraria, l'architrave e un oculo ben sagomato, tra l'altro diciamo estondato, cioè alcuni dicono che questo pozzo è stato ricostruito. Guardate che ci sono le foto antiche di Santa Cristina che mostrano che il pozzo sostanzialmente non è cambiato, hanno soltanto riposizionato alcuni conci. Enrico Azzeni l'ha sistemato questo scavo e ha riposizionato solo alcuni conci, vedete, giusto le file superiori, perché tutto l'interno è stato sufficiente eliminare i materiali di crollo che c'era dentro, e si presentava in tutta la sua bellezza come lo possiamo vedere ancora oggi. Ecco, qui entriamo un pochettino all'interno dell'edificio e si nota subito la scala rovesciata. La scala rovesciata precisa, guardate, ogni pietra è lavorata accuratamente per formare questo gioco
di luci, di ombre, uno spettacolo vederlo illuminato dal sole. Vedete come su Tempiesu di Orune si notano queste scanalature, vedete, queste riseghe che amplificano l'effetto ottico della luce che colpisce il pozzo e va a illuminare fino alla superficie dell'acqua. Quindi apparentemente uno potrebbe pensare che si tratta di un pozzo orientato verso il sole, quindi da questo pozzo dovremmo desumere che il movimento del sole è l'elemento principale che condiziona l'orientamento del pozzo. Invece vedremo che non è così. In realtà questo edificio è stato dimostrato che è orientato secondo i movimenti della Luna. Per la precisione, io non sono archeastronomo, quindi vi dico giusto due frasi su questo orientamento. In sostanza è stato stabilito che ogni 18 anni e mezzo la Luna nel suo movimento passa sopra il pozzo e nella sua altezza massima riesce la luce della Luna a penetrare non perfettamente sul pozzo, ma penetrare diagonalmente l'apertura che c'è sul piano di calpestio, entra all'interno del pozzo e va a illuminare una parete della Tholos. Non arriva quindi la luce a specchiarsi nel circolo formato dall'acqua, ma va in un momento ben preciso va a illuminare un filare che di pietre che tocca la superficie dell'acqua, quindi è un ingresso leggermente diagonale. È difficile da spiegare, bisogna essere lì per vederlo. In questa bellissima foto di Mark, l'ho presa proprio per mostrarvi anche l'abilità dei fotografi che riescono a ottenere dei risultati stupefacenti. Guardate questi trapezzi di luce, queste forme con le due scale, la scala principale e la scala rovesciata. Vedete la parte finale della Tholos dove si notano gli anelli di luce. Guardate la luce del sole che penetra e illumina queste riseghe. E insomma, una fotografia che ci fa capire che 3000 anni fa, insomma, i sardi riuscivano a ideare, perché non si tratta solo di realizzarlo, bisogna immaginarlo questo pozzo, cioè sapere che bisogna costruirlo in questa maniera perché la luce deve entrare, la luce della luna, il fascio luminoso della luce della luna deve penetrarlo e illuminare ogni anno un circolo di pietre. Non so se si nota, ecco qua, vedete, ci sono questi circoli di pietre posizionati in maniera perfetta, vedete? E dovete sapere che dal concio della superficie l'undicesimo filare si presenta, sono tutti conci, sono tutti circoli che hanno la stessa misura, ma l'undicesimo è più largo. Quindi questa luce penetra all'interno, colpisce uno dopo l'altro ogni anno che passa i vari circoli, poi arriva in questo un pochettino più largo, perché evidentemente avevano la necessità di calibrarlo esattamente in quel momento, quindi lo fanno più largo, mentre si riducono poi gli altri 11 verticali, quelli che ci sono sotto, fino ad arrivare alla superficie dell'acqua. Quindi la luce va a colpire esattamente la risega ogni anno, e ogni anno cambia, quindi bisogna studiarlo, è una difficoltà. Io non so se oggi sarebbero capaci di fare un edificio così preciso. E poi arriviamo alla risorsa idrica, che è particolare, perché l'acqua è sempre allo stesso livello. Evidentemente c'era un sistema per mantenerlo, per una sorta di valvola per mantenerlo a quel livello, perché quest'acqua non serviva certamente per fare per approvvigionare la comunità. Evidentemente all'interno ci si poteva immergere, ci si poteva sedere, l'immersione rituale, sapete bene che è un rituale di purificazione del peccato, di purificazione corporea. Ci sono dei rituali iniziatici, però entriamo in campo degli sciamani, quindi non voglio
invadere il campo in altre discipline, però sappiate che il bagno rituale è un qualcosa, soprattutto la notte, illuminati dalla luna, c'è un gioco affascinante di luci, di ombre, è uno spettacolo straordinario, ci si poteva immergere qua sotto e vi ricordo che c'erano anche i rituali di giudizio, cioè secondo alcuni questi pozzi erano dei luoghi dove si svolgevano i processi e se una persona era colpevole o innocente si determinava la sua punizione. Il giudizio era dato dall'acqua che gli veniva versata dal sacerdote o dallo sciamano negli occhi. Se diventava cieco significava essere colpevole, se invece gli migliorava la vista vuol dire che era innocente. Soltanto che il sacerdote sicuramente lo giudicava prima e quindi sceglieva che tipo di liquido buttargli negli occhi, insomma, sapevano bene se era colpevole o innocente prima di fare il processo. Questa è una visione dall'alto di Santa Cristina, dove vediamo anche, insomma, tutti gli edifici funzionali, appunto, i rituali che si svolgevano. C'è una bellissima capanna delle riunioni, ma oggi parliamo di pozzi. E vediamo anche qualche elemento legato ai pozzi. Questo è un bronzetto, che presenta un nuraghe di Tiredu, questo, un bronzetto che presenta un nuraghe quadrilobato con la sua torre centrale, quindi il mastio, una bellissima rappresentazione, e nella stessa piattaforma in bronzo è realizzata questa capanna, che se notate è fatta proprio come su tempi esuliorune, con i gocciolatoi, ve l'ho fatta vedere prima, quindi è possibile che questo fosse un pozzo sacro. Quindi i nuragici anche nella bronzistica hanno realizzato i due edifici, a parte le tombe di giganti che sono legate ai rituali funerari e di cui faremo la lezione venerdì prossimo, proprio dedicata ai rituali funerari. In questo caso vediamo un pozzo sacro e un nuraghe, che sono insomma i due edifici principali. Notare la presenza di queste colombelle, di questi volati sopra, diciamo, la cuspide. Qui, anziché esserci le spade conficcate, hanno rappresentato le cuspidi, un po' come nelle navicelle e le navicelle nuragiche, dove ci sono questi uccellini al di sopra. L'uccellino è il tramite fra noi e le divinità, naturalmente. Concludiamo la nostra rassegna con un luogo che non è né pozzo sacro né fonte sacra, ma mi è utile spendere qualche minuto perché vi devo far vedere che ci sono anche degli altri edifici dove l'acqua viene invece prelevata dalla montagna, con delle canalette viene convogliata in un luogo ben preciso, come in questo caso vedremo a Sassedessos Carros, un edificio all'interno del quale c'è un bacile e l'acqua non è all'interno dell'edificio, l'acqua viene incanalata dall'esterno. Siamo a Oliena, vedete, è un edificio fatto a isolati, tra l'altro sarebbe interessante indagare la funzione di questo edificio. Io l'ho visto come un luogo dove si svolgevano dei mercati o delle alleanze, insomma ci si ritrovava per trattare materie e discipline per questioni di vita o di morte, discipline importanti, oppure per fare degli scambi commerciali di altissimo livello. C'è un unico ingresso, vedete da questa parte, ci sono delle stanze, ognuna delle quali aveva sicuramente una sua funzione. Nella parte alta, qui purtroppo non si nota, bisogna percorrere una gradinata, troviamo un edificio per le assemblee, guardate, circolare, somiglia un po' a quello di Bitti, però in questo caso si notano i conci in basalto, vedete, il voler rendere più ricco un luogo modificandone i materiali, quindi hanno prelevato i materiali di un'altra tipologia, non di quella locale, per colorare questo edificio. Tra l'altro anche qui ci sono dei conci mammellari. Qui addirittura, vedete, c'è un edificio dove c'è una pietra sopra la quale sono state trovate delle spade conficcate, quindi anche qui assistiamo un po' al fenomeno che abbiamo visto su Tempiesu. Questa è una visione, diciamo, una fotografia che vi fa vedere un po' come è fatto questo sito, le varie strutture, e qui entriamo nella struttura più bella di questo sito. Abbiamo appunto questo edificio circolare, all'interno del quale c'è un grande bacile forato, quindi il liquido che c'era all'interno poteva fuoriuscire e bagnare i piedi di chi stava seduto in questo bancone.
Si notano anche qui diversi materiali. Nella parte alta, vedete, ci sono questi vani, questi stipetti, all'interno, sopra i quali sono stati trovati i bronzetti, quindi le offerte votive. Poi c'è questa vasca, c'è un forno, quindi si poteva usare anche l'acqua riscaldata. L'acqua appunto arriva all'interno di questo edificio e viene incanalata all'interno di una circonferenza, vedete, che è di colore diverso, sono di forse tufo questo, dove ci sono delle bocche che potevano far fuoriuscire quest'acqua. Tra l'altro vedremo che sono delle bocche lavorate in maniera particolare, perché sono delle teste di ariete. Quindi all'interno di un edificio costruito con materiali di diverso tipo e di diversa provenienza, c'è un sistema di canalizzazione dell'acqua che provoca un sistema idraulico di zampillamento da queste teste, che da queste teste d'ariete, l'acqua finiva su chi stava seduto nella parte bassa in un rituale sicuramente di purificazione. Ecco, qui lo vediamo, questa bellissima foto di Lucia Corda, lo vediamo, diciamo, dalla prospettiva. Se andate a visitare il sito lo vedrete anche voi da questa prospettiva, come una persona posizionata nell'ingresso di Sassades Ascaros vede quello che state vedendo voi in questo momento. E qui si nota la perizia della costruzione con queste teste di ariete in rilievo, vedete, con le bocche che facevano fuoriuscire l'acqua. Questa foto ci sono io, mi sono messo in questa posizione per farvi capire la grandezza del sito. Cioè, sostanzialmente, vedete, avrà un'altezza di 2,5 metri circa, ci si sta comodamente seduti, ognuna di queste pietre potrebbe essere proprio una sorta di trono sopra il quale si sedeva la persona, il sacerdote o il ricevente il rito, quindi l'iniziato. Vediamo qualche altra foto, ecco, questa è una tre quarti, vedete la parte superiore col basalto scuro, poi c'è questo che secondo me è tuffo, e poi sicuramente in questo luogo c'è, ci sono materiali di trachite, c'è scisto, c'è un po' di tutto, insomma, materiali diversi. E questa è l'immagine conclusiva di questa serata, dove appunto si nota il dettaglio di queste, di questa lavorazione a rilievo delle teste di ariete che appunto che appunto ci fanno vedere la lavorazione che è stata fatta. Bene, è stata una corsa, scusate questa diciamo frenesia nel raccontarvi il sito, ma in un'ora capite bene che devo fare una super selezione di tutti quanti gli edifici che voglio farvi vedere, però spero che sia stata abbastanza chiara diciamo l'evoluzione di queste strutture che sono state usate nel corso del tempo, nei secoli successivi, una volta costruite, sono state usate anche dalle popolazioni seguenti. Sono dei luoghi sacri, quindi dei templi, costruiti prevalentemente con i materiali locali, ma arricchiti con materiale che viene prelevato dai territori vicini e portato per realizzare il tempio. Bene, vi lascio con l'appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo che andremo in diretta venerdì prossimo, sempre alle 19, quindi vi ringrazio per essere sempre così numerosi, anche oggi 170, 180, accidenti, siete veramente tanti, vi ringrazio di cuore e vi ricordo che tutti questi monumenti rientrano nell'elenco di quelli scelti dalla Associazione Sardegna verso l'UNESCO per rappresentarci in questa iniziativa che vede appunto i nostri monumenti come candidati per diventare patrimonio dell'umanità attraverso l'UNESCO che sta ricevendo la nostra richiesta. Un caro saluto a tutti, buon fine settimana e arrivederci alla prossima diretta.